Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Sabato 2 luglio ci sarà un evento molto particolare a Pont Canavese, organizzato dall'associazione Vivere Pont, e siamo qui per parlarne con Moreno Riva e con Walter Portacolone. Benvenuti. Grazie. Moreno è il presidente dell'associazione Vivere Pont. Quando è nata l'associazione? Di cosa si occupa? L'associazione è nata un anno e mezzo fa, un po' prima di tutto il problema pandemico. Si occupa innanzitutto di fare delle attività per il comune di Pont Canavese ed è raggruppato nel nome appunto Vivere Pont, perché vivere va a sintetizzare un po' lo scopo dell'associazione, cioè scopo turistico, lo scopo culturale, lo scopo commerciale. Vivere Pont è nata dopo le elezioni del 2020. Io sono stato per 5 anni vice sindaco Pont, purtroppo abbiamo perso le votazioni, ma la mia volontà di portare un contributo tangibile al paese è andata avanti. E allora insieme a Walter abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto e di istituire questa associazione. Purtroppo il periodo pandemico non ci ha consentito di fare delle attività e sembra che adesso si possano fare, quindi siamo ripartiti non solo con la manifestazione che ci sarà il 2 luglio, ma con tante altre iniziative. Lo scopo appunto dell'associazione è quello di dare un contributo turistico, valorizzare le bellezze architettoniche di Pont, ma soprattutto essere vicino anche a tutta la parte commerciale, perché la manifestazione sì serve per il tempo libero, ma serve anche per portare delle persone nel paese, muovere le attività produttive e quindi essere vicino a tutto l'indotto. Certo, sicuramente per attrarre turismo, per rivitalizzarla, e un paese come Pont comunque che è bello e ha un bel patrimonio e tante attività commerciali, ha bisogno di un'associazione comunque che... Sì, ha bisogno di un'associazione che sia attiva. Certo. Purtroppo a Pont ci sono un po' alcune lacune che cercheremo di ricolmare noi, sperando di riuscire a farlo. Poi, come si dice sempre, non tutte le ciambelle vengono col buco, però credo che la volontà di fare qualche cosa di concreto sia una carta da giocarsi. Certo, ed è importante ed apprezzabile il fatto che, pur non essendo qui in amministrazione, uno continui comunque a spendersi per il paese. Ma io ho sempre creduto in Pont, non ho mai fatto politica, sono sempre stato vicino alle persone. Quindi non essere più vice sindaco o amministratore comunale non vuol dire estromettersi dalla vita del paese, anzi è un motivo in più per essere partecipe a contribuire nella buona riuscita delle manifestazioni, nella buona riuscita, se possiamo, della parte commerciale, e dare la disponibilità a tutta la cittadinanza di poter interfacciarsi. Certo. Parliamo delle attività e degli eventi, partiamo subito dall'evento clou, poi magari se vogliamo parlare anche di altre attività comunque che avete in programma. Miss Italia, cioè Miss Italia Pont, la selezione Miss Italia, non è una cosa da poco. Miss Italia, sì, diciamo che è una grande soddisfazione e a monte di questo c'è stato un grandissimo lavoro. Con Moreno siamo partiti addirittura all'inizio anno, quindi fine gennaio, inizio febbraio, da riuscire ad organizzare questo evento. È stato veramente un percorso lungo, difficile, ci abbiamo creduto fin dall'inizio e con molta volontà e con molta determinazione siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Perché Miss Italia? Miss Italia deriva un po' dalle esperienze che con Moreno abbiamo fatto tanti anni insieme di consiglio comunale. Lui era vice sindaco, io ero consigliere comunale, ma nonostante questo abbiamo gestito tantissime manifestazioni all'interno del consiglio comunale. All'epoca facendo già alcune serate con un concorso che era Bellezza d'Italia, dove le finaliste andavano a partecipare al concorso di Miss Italia. Questo giro ci siamo detti perché non proviamo ad arrivare direttamente al concorso di Miss Italia, bypassando tutti gli step precedenti. E è nata l'idea di provarci e fortunatamente con tutti i sacrifici di questo mondo siamo riusciti ad arrivare a portare una tappa di questo concorso nazionale a Roma e abbiamo così la soddisfazione di avere questo grande evento nel nostro paese. Questo, come detto più Manta prima, si svolgerà sabato 2 luglio. La giornata sarà una giornata molto piena perché il casting è
modelle arriveranno attorno alle 10:00, dalle 10:30 fino alle 12:30, mentre gli scenografi monteranno la scenografia, le ragazze faranno le prove, le uscite, i costumi, i vestiti, i camminati, quant'altro. Poi ci sarà una piccola pausa per il pranzo. Nel pomeriggio ci saranno 2-3 ore in cui durante una piccola pausa delle modelle gireremo per il paese facendo delle foto e delle riprese scenografiche per valorizzare quello che dicevo prima, ora il nostro territorio. Uh-huh. Quindi ci saranno delle riprese e delle scenografie alla torre, piuttosto che al museo, all'interno dei locali, dei negozi, e tutto questo occuperà bene o male metà pomeriggio. Rientrati poi al parco ci saranno gli ultimi dettagli tecnici con la musica e le ultime prove, e poi nella prima serata, alle ore 21, partirà la sfilata vera e propria che si concluderà intorno alle 23. Questo è il programma della giornata. Voglio anche aprire una parentesi, voglio anche ringraziare tutti gli sponsor che hanno dato il loro contributo, perché è vero, noi ci abbiamo messo impegno, dedizione, volontà, però abbiamo tante realtà che hanno creduto in questa manifestazione e quindi ci hanno appoggiati. Senza l'aiuto prezioso di commercianti, di attività pontesi, avremmo veramente avuto molta difficoltà a farlo. Quindi un grazie va anche alla popolazione, perché bisogna sfatare un po' un mito: i commercianti, quando le cose sono belle, quando sono serie, partecipano, si mettono in prima fila. E non solo i commercianti d'attività, ma abbiamo avuto un grandissimo riscontro anche dalle altre associazioni del paese che sono intervenute tutte a darci una mano. Quindi grazie veramente a tutti. Certo, intorno a questo bell'impegno c'è stata questa bella unione. Sì, c'è stata una bella unione, abbiamo visto veramente la volontà di collaborare sia da parte delle associazioni e degli altri gruppi che da parte dell'attività commerciale, perché ovviamente la serata sarà importante. Non varrà solo l'aspetto tecnico in sé della serata, uh-huh, ma varrà tutto l'entourage pubblicitario che si creerà attorno, perché poi tutte queste riprese, tutti questi filmati, tutte queste foto andranno ovviamente poi in giro per il web e nei canali video, quindi sarà una bella pubblicità per il Trento. Senza dubbio. E poi appunto è una tappa di Miss Italia, esatto, quindi poi proseguirà, è un tassello importante di quello che è il concorso nazionale. Esatto, poi proseguirà la settimana successiva, se ben ricordo, sarà al Lago d'Orta, uh-huh, e quella ancora dopo dovrebbe essere in provincia di Cuneo, Cisalpino. Quindi chi proseguirà ovviamente avrà più punteggio e la somma dei punteggi permetterà alle ragazze di accedere alla semifinale e quindi alla... Certo. C'è anche qualche pontese che partecipa? Avremo non proprio una pontese, ma avremo una canavesana, una forse due, di cui non sveleremo il nome oggi. No, per carità. Sarà una sorpresa per tutti. Dovrebbe essere stata accettata dall'agenzia, perché uh-huh, avrà così la possibilità di partecipare in seguito ad un casting che è stato fatto. Quindi teoricamente avremo una canavesana molto vicina a Pont, che se tutto deve andare come si spera, si sa. Speriamo che Ponte riguardi fortuna. Ingresso libero? Ingresso libero. Lo svolgimento sarà, come si vede sui manifesti, al Parco Mazzonis, quindi è una zona proprio centrale al paese. Abbiamo valutato quella location anche proprio in considerazione del fatto che, essendo in centro al paese, riusciamo a far partecipare tutte le attività, quindi certo, si riesce a coinvolgere il bar, il ristorante, i negozi, quindi ci sembrava anche bello e carino riuscire a dare un ritorno economico alle attività pontesi. Certo. Sono state prese in considerazione anche altre location, ma proprio nel rispetto e nella volontà di fare qualcosa per il paese abbiamo scelto un posto un pochino più piccolo, ma decisamente commerciale. Poi c'è da considerare che si parla dell'intera giornata, quindi movimento e ritorno, esatto, dovrebbe esserci. Esatto. Dovrebbe crearsi. E questo è uno degli eventi importanti. Un piccolo accenno, poi vabbè, non voglio distogliere l'attenzione da quello che è l'evento Clou, quindi Miss Italia, però un piccolo accenno su altre attività, altre cose che avete in programma come associazione. Allora, la settimana successiva, quindi abbiamo veramente pochissimo tempo per riprendere le forze. Attivissimi! La settimana successiva, quindi sabato 9, abbiamo in programma un raduno nazionale dei camper con l'associazione La Grande. Quindi arriveranno veramente tanti equipaggi, ci sarà veramente di nuovo tanta gente che occuperà e visiterà il nostro paese,
e stiamo ancora definendo tutti i dettagli con Moreno per le visite guidate piuttosto che ristoranti, cene e quant'altro. E poi avremo anche noi ovviamente una piccola pausa estiva per riprendere fiato e nell'autunno barra inverno ci saranno altre cose interessanti, specialmente legate poi agli eventi di Natale in cui stiamo iniziando a lavorare in questi giorni. Quanti volontari siete impegnati in associazione? L'associazione è appena nata e quindi è in fase di tesseramento, comunque contiamo una ventina di volontari e molti volontari delle altre associazioni ci danno una grossa mano. Come segretaria abbiamo preso una ragazza giovane proprio per dare questo segno tangibile di volontà di crescita. È preparata, è molto collaborativa e quindi siamo veramente contenti di averla insieme a noi, che porta un grosso contributo per tutta la parte quella informatica, diciamo. Abbiamo creato anche una pagina Facebook dell'associazione e non per vantarci, ma in una settimana siamo già riusciti a prendere più di 250 mi piace. Quindi vuol dire che le persone ci seguono ed è un buon risultato. Poi nelle settimane a venire speriamo di accrescere ancora questo numero e di riuscire poi a portare un numero elevato appunto di soci. Ma non è problema del socio secondo me, ma è avere le persone e le collaborazioni. Oggi più che mai credo che le collaborazioni, le sinergie con associazioni ed enti sono quelle che portano al risultato. È inutile pensare di voler scalare una montagna da soli, che è praticamente impossibile. Credo che tutti quanti insieme si possano fare grandi cose e ottenere grandi risultati. Ok, quindi il prossimo appuntamento è sabato 2 luglio per Miss Italia, Marco Mazzoni, Saponte. Vogliamo ancora aggiungere qualcosa sull'evento? Allora, sull'evento diciamo che la cosa da aggiungere potrebbe essere l'impostazione della gestione dell'evento, perché è una tappa di Miss Italia, quindi come tale l'agenzia ha chiesto dei punti fermi, e ci sono delle regole molto importanti, molto rigide da rispettare, che vanno dalla tutela ovviamente di tutte le modelle che partecipano, alla sicurezza personale, alla gestione dei varchi, di entrate, di accesso, eccetera, al rispetto di una serie di regole che ci sono state imposte, perché essendo un concorso nazionale non possiamo deciderlo noi tutti in bianco, ma ci siamo tenuti a queste disposizioni. Speriamo di riuscire a fare una bella figura, perché in proseguo nelle prossime stagioni ci piacerebbe così fare ancora magari un altro passo e andare avanti con queste manifestazioni importanti. E magari appunto farla tornare. Far tornare in Italia sarebbe un bel risultato. Diciamo che nella nostra mente c'è anche qualcos'altro di più grande ancora di Italia che si potrebbe sviluppare nel 2023. È all'inizio nella nostra mente questa per scaramanzia non parliamone, ma per scaramanzia non parliamo, esatto. Come si dice, per scaramanzia non parliamo, poi vedremo. Attenderemo curiosi. Diciamo che l'obiettivo qual è? Vivere Ponta ha un po' come obiettivo di provare, di tentare di portare avanti dei progetti un pochino più grandi. Crediamo che le potenzialità del territorio ci siano. Certo. Il paese, come dicevi tu prima, ha delle caratteristiche molto peculiari, molto belle, che vanno dalle torri al museo, a tutte le possibilità che abbiamo, Santa Maria, abbiamo veramente un patrimonio architettonico molto bello. Nella nostra mente c'è la volontà di fare un qualcosa di importante che abbia una risonanza non solo locale, ma che abbia una risonanza d'ampio raggio, perché abbiamo veramente la volontà di portare tanta gente nel paese, vogliamo provare a rivalutarlo. E abbiamo notato che nel passato quello che abbiamo fatto con una certa importanza ha sempre dato un beneficio e un ritorno a livello poi effettivo. Quindi proviamo a intraprendere questa strada e cerchiamo di andare in questa direzione per far sì di riuscire a riportare, non dico gli antichi valori, ma al massimo delle possibilità al nostro paese. Dobbiamo anche considerare che oggi, se non sfruttiamo queste potenzialità, purtroppo ahimè nel paese, lo sappiamo, le realtà attive sono diminuite negli ultimi anni, purtroppo le fabbriche che c'erano hanno chiuso, il commercio ha ovviamente tutti i suoi problemi, quindi l'appiglio che abbiamo oggi è quello di intraprendere delle nuove strade, di provare ad aprire delle nuove porte e a farci conoscere in altri modi. Questo è un po' quello che io e Moreno abbiamo in mente da tempo, da anni. In questo momento, visto che abbiamo la possibilità, la volontà e la capacità per farlo, ci stiamo
Benissimo, ottimo, e vi auguro veramente che vada tutto per il meglio. Grazie. Il speriamo. Futuro, vi parlo sempre, non soltanto. Speriamo. Non ho dubbi sull'evento. Durante la serata ci sarà un momento istituzionale? Allora, durante la serata ci saranno alcuni momenti istituzionali e di confronto ovviamente con tutto il pubblico, mm-hmm. e saranno quei momenti in cui faremo ricattare un pochino le ragazze, quindi nel momento in cui ci sono i cambi d'abito, i cambi di scena, e in quei pochi momenti faremo alcuni ringraziamenti, anche perché avremo ospiti particolari durante la serata che hanno dato adesioni, che hanno piacere di partecipare. E poi verranno ringraziati ovviamente in modo particolare tutti gli sponsor e in modo più approfondito l'amministrazione comunale. Certo. Un grazie va anche all'amministrazione comunale che ci ha permesso di utilizzare le piazze, ci ha permesso di utilizzare la sala consigliare e ha dato un contributo comunque anche lei alla riuscita della manifestazione. Poi appunto durante la serata ci saranno i vari ringraziamenti, quelli ufficiali, e quindi si riverranno le persone che hanno realmente contribuito con quello che ci hanno lasciare il ricordo appunto della manifestazione. Che dire? Sabato 2 luglio a Parco Mazzoni. Sabato 2 luglio, ore 21, Parco Mazzoni. Chi volesse essere già dei nostri in mattinato nel pomeriggio, invito anche ad arrivare prima, perché comunque nel pomeriggio, proprio in considerazione di quello che dicevo prima, mm-hmm. delle uscite delle modelle per i set fotografici, avremo comunque degli intrattenimenti con le 500, con le Harley Davidson, con le macchine da rally. Mm-hmm. Quindi anche il pomeriggio sarà molto ricco di eventi. Chi avesse piacere di essere dei nostri prima può arrivare decisamente nel primo pomeriggio. Perfetto. Sabato 2 luglio tutti a Ponte Canavese per Miss Italia e tutti gli intrattenimenti di contorno.